News Live. Filo diretto con l'informazione. Fino al 20 settembre Bari ospiterà la prima edizione del BARC, il Bari International Archi Festival, con più di 60 eventi in tutti i quartieri della città, tra mostre, conferenze, workshop, installazioni e performance. Il festival vedrà la partecipazione di oltre 200 ospiti nazionali e internazionali. L'inaugurazione al Teatro Margherita, ad aprire la kermesse, sarà la mostra The Game a cura di Joseph Grima, una meditazione sull'ipotesi di un mondo senza restrizioni alla libertà di movimento. BARC è vincitore del bando Festival dell'Architettura promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, prodotto dalla città di Bari, cofinanziato dalla Regione Puglia, Puglia Promozione, a Puglia Film Commission, Politecnico di Bari e Città Metropolitana. Gli eventi del BARC saranno tutti a ingresso gratuito e contingentato su prenotazione nel rispetto delle normative anti-Covid. Chi non dovesse riuscire a prenotarsi per tempo sarà inserito in una lista d'attesa dedicata. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.biarc.org. È morto nel policlinico di Bari Antonio Favale, l'uomo di 44 anni che era stato arrestato nello scorso mese di febbraio con l'accusa di essere l'assassino di uno dei suoi amici, Cristian Tarantino, di 45 anni, ucciso lo scorso 23 gennaio a Rotondella, in provincia di Matera, al culmine di un litigio cominciato per cause mai chiarite. Secondo quanto reso noto all'ANSA dall'avvocato difensore Pietro Di Taranto, l'uomo è morto in seguito alle complicanze di un tentativo di suicidio avvenuto circa un mese fa nel carcere di Bari. Il legale ha aggiunto che presenterà un esposto sulle circostanze del tentativo di suicidio. Alle Paralimpiadi argento per un pugliese, Luca Mazzone di Terlizzi ha conquistato l'argento nel ciclismo di Tokyo. Una prestazione e un risultato più che positivi per l'atleta pugliese, se si considera che appena 26 centesimi di secondo lo dividono dallo spagnolo Sergio Garrote Munoz, arrivato primo. Il territorio della Basilicata deve essere classificato come non idoneo per il rilascio di nuove concessioni petrolifere, lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata il 29 aprile scorso. Lo ha ricordato in una dichiarazione l'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa. Numerosi vincoli sono stati posti dalla regione alla ricerca di idrocarburi, escludendo ad esempio i siti della rete Natura con tutte le aree protette, le aree vulcaniche attive e quiescenti, le zone sismiche, le aree interessate da fenomeni poligonali e quelle interessati da processo morfogenetico carsico, le aree ricadenti all'interno di bacini idrominerari, le aree con presenza di rocce contenenti amianto, le zone con coltivazioni agricole di qualità, quelle con infrastrutture strategiche e così via. Rosa ha aggiunto che nelle prossime settimane la regione fornirà al governo maggiori motivazioni di dettaglio per spiegare che la Basilicata, grazie al PNRR, intende aprire l'area dell'energia rinnovabile così indicato da l'Unione Europea, dal governo e soprattutto dai lucani. Un foggiano di 39 anni è stato ferito di striscio alla gamba destra da un colpo sparato forse da un fucile caricato a pallini in una zona centrale di Foggia. L'uomo è stato curato e dimesso dall'ospedale. Resta da chiarire la dinamica del ferimento. A quanto si apprende è arrivata alla centrale dei carabinieri la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in zona centro a Foggia. Arrivati sul posto i militari non hanno trovato bossoli né persone ferite o testimoni. Avviati gli accertamenti, i carabinieri hanno poi trovato in ospedale l'uomo ferito alla gamba. Secondo gli investigatori, la vittima sembra essere lontana dagli ambienti mafiosi locali. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto anche con l'aiuto delle telecamere di sicurezza della zona. Oggi in Puglia sono stati registrati 220 casi su 13.508 test per l'infezione da Covid-19 con una incidenza dell'1,6%. Sono 6 decessi registrati. I nuovi positivi sono 65 in provincia di Lecce, 39 in provincia Bat, 37 nella provincia di Bari, 25 ciascuna nelle province di Taranto e Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 2 residenti fuori regione e 7 casi di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.279.777 test e sono 4.601 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 263.554 e sono 252.000
2241 i pazienti guariti. Per quanto riguarda la Basilicata, 100 dei 1320 tamponi molecolari esaminati sono risultati positivi. Un focolaio con una trentina di positivi tra ospiti e operatori è stato registrato a Venosa, in provincia di Potenza, nel centro per disabili dei Padri Trinitari. La task force regionale ha inoltre reso noto che si sono registrate altre 47 guarigioni. Si è costituito oggi il pluripregiudicato barese 28enne Giuseppe Antonio De Noia, uno dei due detenuti evasi il 26 agosto scorso dal carcere di Trani. Lo rende noto il difensore, l'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, che ha accompagnato De Noia negli uffici della questura di Bari per costituirsi. Dopo le formalità di rito sarà riportato in cella. De Noia era in carcere dal 2017 per una serie di rapine commesse a distributori di benzina alla periferia nord di Bari e in alcuni comuni della provincia. Adesso risponde anche di evasione. È ancora ricercato l'altro detenuto evaso, il 22enne barese Daniele Arciuli, che era in carcere dal 2015 per l'omicidio di Gaetano Spera, ucciso il 25 marzo 2015 nella villa comunale di Giovinazzo in provincia di Bari, quando Arciuli era minorenne. Newsline, filo diretto con...